È in corso all'ospedale San Raffaele di Milano l'intervento di sostituzione della valvola aortica a Silvio Berlusconi. A guidare l'equipe chirurgica il professor Ottavio Alfieri. Lunedì il leader di Forza Italia ha passato la vigilia dell'intervento con familiari e collaboratori. Berlusconi si è detto naturalmente preoccupato ma confortato dalle tantissime dimostrazioni d'affetto anche dagli avversari politici. Da una finestra del sesto piano del padiglione del San Raffaele, dove Berlusconi è ricoverato, si è brevemente affacciata la compagna Francesca Pascale. Gli obiettivi dei fotografi hanno inquadrato la commozione della donna. In ospedale è arrivato anche il fratello Paolo. Nessuna dichiarazione ha risposto ai giornalisti. Fuori dalla sala operatoria ci sarebbero i figli dell'ex premier, anche se non sono transitate dall'ingresso principale, oltre a Maria Rosaria Rossi. Un sostenitore napoletano di Berlusconi ha trascorso l'intera notte davanti all'ingresso con una bandiera di Forza Italia e uno striscione appeso a una ringhiera. Forza Silvio, Napoli è con te, non mollare. Qualche curioso, di tanto in tanto, si ferma a scattare una fotografia con il telefonino.